Sì, mi pare che è acceso. Allora, io direi che intervengo, se fossimo in tribunale, come persona informata sui fatti, nel senso che non facevo in tempo a concludere il primo anno di università che si scatenava il movimento della Pantera. Il movimento della Pantera che aveva come tematica principale la contestazione alla riforma Ruberti e quindi i punti critici che erano stati individuati erano quelli dell'autonomia universitaria e della privatizzazione. C'era forse qualche accenno, ma io ero troppo incredulo per prenderlo sul serio, al fatto che veniva meno l'importanza dei titoli di studio, ma addirittura parlare di venir meno del valore legale del titolo di studio sembrava un'enormità di là da venire. Poi mi sono fatto praticamente tutto il calvario della mia generazione tra laurea, dottorato, esperienze all'estero, contratti precari, lavoro gratis, lavoro a partita IVA, lavoro dipendente, tutto quello che volete. Allora, non ne sono ancora uscito e non ne uscirò. E dopo la mia generazione tutte le altre sono ritrovate nella stessa identica situazione, però noi forse ci abbiamo preso l'inculata, si può dire, l'inculata più grossa, perché non eravamo minimamente pronti per una cosa del genere, mentre i giovanissimi compagni che in gran parte hanno animato oggi la giornata e animano la lotta su queste cose, con gli occhi sgranati vedono molto chiaramente tutto quello che è successo e che sta succedendo, a partire dal nome. Noi restiamo. Questa cosa qui è una dichiarazione programmatica molto chiara, che va apprezzata, che la mia generazione non sarebbe mai stata in grado di arrivarci, proprio intellettualmente non c'eravamo, non erano problemi che ci ponessimo. Allora vorrei diciamo vendere due strumenti concettuali adesso. Innanzitutto però devo dire questo, che noi come Movimento della Pantera ci preoccupavamo dell'autonomia, della privatizzazione, eccetera, ma mai e poi mai avremmo immaginato che si andava verso lo svuotamento, la desertificazione dei luoghi di produzione e riproduzione della conoscenza. Cioè, noi avevamo l'impressione che ci fosse un accaparramento privato di quei luoghi e una riconversione ai fini del sistema produttivo capitalista. Quindi, certo, in senso anticostituzionale, antipopolare, di lotta di classe dalle classi alte contro le classi basse, eccetera, ma non potevamo immaginare che si andasse a una riduzione delle opportunità in assoluto. Invece si è andati in tutti questi anni, si continua ad andare proprio verso una riduzione delle opportunità. E che cosa vuol dire questo? Allora, il primo concetto che io vorrei rivendere, che non è mio, stamattina so che il compagno Vasapollo lo ha già utilizzato, ma lo voglio risottolineare, quello delle forze produttive, e vorrei dire che noi qui oggi stiamo parlando, e quello che credo debba essere il lavoro da fare da oggi in poi, stiamo parlando di una cosa terra terra, che è la contraddizione che c'è tra lo sviluppo delle forze produttive, quindi la condizione delle forze produttive avanzate, e l'inadeguatezza dei rapporti di produzione. Non è altro che questo. Le forze produttive avanzate non sono soltanto la massa dei lavoratori e il tempo di lavoro, questo è il lavoro vivo, ma è anche il lavoro morto. Le forze produttive sono il lavoro vivo, i lavoratori e il loro tempo di lavoro, ma anche le macchine, la tecnologia e le conoscenze. Allora, il capitalismo in una fase di crisi, che è crisi di sovrapproduzione, crisi di valorizzazione, di mancanza di valorizzazione,
distrugge le proprie forze produttive, desertifica, non ha bisogno, non serviamo. Questa è la questione. Il capitalismo distrugge le forze produttive avanzate. Questo secondo me è il tema principale. Sarò veramente brevissimo perché vi vendo subito l'altro concetto che invece è mio, quindi io vi chiederò poi i diritti se voi intendete rivenderlo, che è il concetto di intellettuariato. Non possiamo parlare di proletariato per generazioni come la mia o le successive, perché a noi ci hanno diseducato a fare i figli. Perché ci hanno detto che per fare i figli bisognava prima avere il lavoro, la condizione stabile, economica, eccetera. Comunque le società come la nostra vanno verso una crisi demografica strutturale che tutti conoscete. Ovviamente si aspetta, dopo 15-20 anni di lavoretti precari e instabilità cronica, hai aspettato Godot e i figli ovviamente non li hai fatti e l'età biologica magari è passata. Allora, l'intellettuariato non è chiaramente una classe sociale, è una formazione sociale di transizione in cui trovate piccolo borghesi come me, dove magari abbiamo la casa di proprietà, però avremmo avuto bisogno di un lavoro un pochino remunerativo per poterla magari trasmettere a eventuali figli, alla generazione successiva alla casa di proprietà. Però ci sono anche i proletari che attraverso l'istruzione hanno voluto, sperato di fare appunto un salto sociale e magari acquistarla una casa di proprietà che non avevano. Ok? Allora siamo in una terra di mezzo che in termini marziani tradizionali appunto non era prevista, non saprei, che però galleggia nella merda. Vi ringrazio. Riflessioni come promotori di questa giornata, che non vuole altro che essere un momento d'inizio. Si dice molto spesso che appunto qualcosa che si fa lo si vorrebbe mettere come punto d'inizio, non l'approdo di un percorso. Questa iniziativa di oggi rientra in questa pletora di eventi in cui si vuole parlare di un inizio. Pensiamo però di poter dare concretezza a questo auspicio con l'approccio da sviluppare nei prossimi mesi, ovvero portare avanti le analisi, i contributi che oggi comunque sia hanno visto comunque venire, portare in luce dei nodi che già da tempo le organizzazioni che sono intervenute, i compagni esterni, i compagni del sindacato stanno affrontando, quindi appunto comunque è un inizio ma pur sempre parziale, c'è già un percorso di lunga durata su queste tematiche. C'è da trovare un modo per dargli forma coesa e sinergica per poter entrare nel vivo di queste questioni. E di sicuro lo faremo con la presentazione degli atti tramite la rivista cartacea di Contropiano, che uscirà nelle prossime settimane, che su questi argomenti ci darà modo poi in una seconda battuta di approfondire a livello territoriale con la presentazione degli atti stessi queste tematiche e di riallacciare appunto relazioni con tutti quei soggetti che oggi hanno partecipato ma che anche appunto invece possono essere incontrati e devono essere cercati lungo la nostra strada, a maggior ragione in vista appunto della fase politica che stiamo attraversando nelle settimane e nei mesi successivi. Senz'altro questo percorso comunque ricordiamo che prosegue, ha preso avvio da pochi giorni sul centro di iniziativa e di documentazione attivo appunto da qualche giorno sul sito della Rete dei Comunisti, il centro di documentazione dedicato alla memoria di Alessandro Mazzone, che oggi tante volte è ritornato nella memoria di alcuni dei relatori che hanno avuto modo con lui di studiare, di approfondire e di discutere politicamente negli anni passati.
Si tratta senz'altro appunto di mantenere un approccio che sappia tenere conto del fatto che la fase che stiamo attraversando ci vede in un contesto di centralizzazione di capitali e delle competenze entro l'Unione Europea, ma come dicevamo in alcuni dei documenti di presentazione di questo convegno, non la può vivere come una gabbia d'acciaio, sebbene sia senz'altro un elemento istituzionale che ci vede subire l'attacco dall'alto del nostro nemico di classe, di una borghesia che si sta strutturando a livello continentale nella competizione globale, non possiamo vederla erroneamente come qualcosa di per sé di distruttibile, ma appunto cogliamo l'invito a saperla intuire come un processo in divenire che quindi ci vede coinvolti in prima istanza anche come soggettività di classe, e come altri comunisti cercheremo di continuare in questo tentativo, ci vede coinvolti nel tentativo appunto di programmare insieme una lotta intellettuale, politica, culturale e sindacale che sappia essere all'altezza della sfida che questa istituzione non ancora consolidata ci pone di fronte ogni giorno da molti anni a questa parte. E un'istituzione che appunto, come è stato detto oggi, approfondisce la sua ingerenza nelle nostre vite anche tramite la ristrutturazione del mondo della formazione. E questo significa elaborare un'egemonia culturale, la stessa che è stata più volte ripresa anche negli interventi dei compagni e delle organizzazioni straniere, dalla Catalogna e da Cuba. Sono elementi che non dimentichiamo e che appunto teniamo a mente, perché sappiamo che la classe dirigente che stanno formando avrà come elementi culturali elementi che la nostra classe dovrà sapere desumere, riconoscere e contrastare, portando invece un proprio contributo, una propria lettura, una propria alternativa. Soltanto sapendosi attestare su quel livello dello scontro potremo immaginarne la creazione di un percorso di rottura rispetto a questo esistente. E, per chiudere, senz'altro appunto, notiamo che se tutto quello che è stato detto oggi ci ricorda come, da un lato, lo ricordava anche l'ultimissimo intervento del compagno Andrea, da un lato lo sviluppo delle forze produttive ci parlano di una necessità del capitale in crisi di distruggere parte di queste stesse forze, quindi di attaccare i lavoratori, allo stesso tempo ci parlano di guerra, ci parlano di una competizione globale che vede un cerchio di fuoco crescente nell'Unione Europea, ci parlano di quello che sempre Andrea tra l'altro ricordava, di un calo demografico che porta a quell'altro grande fenomeno che si intrinseca con quell'altro grande fenomeno dei nostri tempi, che sono quelle migrazioni di massa che si stanno rivolgendo verso il nostro continente. Sono questi temi che non possono essere slegati dall'attività politica, dall'attenzione, di analisi che poniamo a partire anche da convegni come questo, che parla del mondo della formazione, legato però a quello che appunto è lo sviluppo delle scienze, lo sviluppo del sapere umano e a quali interessi esso è rivolto. Pertanto non possiamo immaginare elementi disuniti dalla nostra azione politica, soltanto tramite un'azione sinergica di tutti questi vari aspetti possiamo immaginare di poter essere complessivi e di saper dare indicazione politica agli interlocutori che vogliamo e tentiamo di cercare lungo il nostro percorso. E nei prossimi mesi, tra l'altro, ci saranno già altri incontri, ripeto, da un lato promuoveremo la rivista di Contropiano, dall'altro sappiamo che i compagni della rete Noi Saremo Tutto a breve a Roma terranno un'iniziativa pubblica di approfondimento e di analisi sempre su queste tematiche, e sappiamo che altri compagni giovani, mi viene richiamata più volte Campagna Dove Stiamo, stanno sviluppando alcuni dei temi che oggi venivano qui evocati, a partire anche dalla necessità di sapere individuare il reddito come rivendicazione possibile all'interno di una fase di disoccupazione strutturale, eccetera eccetera. E niente, detto questo, io penso che possiamo concludere ringraziando tutti, ricordando che come si diceva prima, questa iniziativa è stata autofinanziata. Se c'è possibilità e volontà da parte di qualcuno di lasciare un piccolo contributo, alla mia destra, forse Luigi, che tiene l'altare, l'ara tra le sue mani. Se volete versare un piccolo contributo, bene, accetto, sappiatelo. Ringraziamo di nuovo tutto, ringraziamo i relatori, ringraziamo i compagni intervenuti dall'estero, ringraziamo coloro che sono stati attenti in tutte queste ore, e sappiamo che ci rincontreremo a breve nelle lotte, nelle analisi, in momenti come questo e nelle piazze. Grazie a tutti.